Gossip, Luca Onestina Soleil sorge, sei una vigliacca. Gossip, sembrava una bella storia d'amore quella nata tra Luca Onestini e Soleil sorge in quel di Uomini e Donne, ma nella puntata di lunedì del GF VIP, qualcosa si è rotto. Luca Onestini ha ricevuto la visita del fratello Gianmarco. Dopo un primo abbraccio, il fratello ha rivelato a Luca Onestini alcuni particolari sulla presunta ex fidanzata Soleil sorge. Lei lo avrebbe screditato pubblicamente. Ilary Blasi ha mostrato a Luca Onestini un filmato riassuntivo nel quale viene spiegato tutto quello che sta accadendo fuori. Da Giulia Latini che spiega di essersi sentita con l'ex tronista di Uomini e Donne a Soleil sorge che si è rivista con Marco Cartasegna. Le dichiarazioni del fratello di Luca Onestini, Gianmarco il fratello parlando di Soleil afferma, non si è comportata nel modo migliore. Ti ha mancato di rispetto per molte cose, è uscita con un'altra persona. È andata anche al compleanno della sorella di Marco. Interviene nuovamente Ilary che aggiunge, noi l'abbiamo anche invitata in studio perché so che l'argomento è delicato, ma lei non ha accettato. Dopo il filmato Luca Onestini dice, io sono entrato fidanzatissimo e pensavo di aver costruito cose importanti con lei. Fino a quando non avrò modo di confrontarmi con lei rimango fedele a quelle che erano le mie sensazioni. All'apparenza sembra che Luca tutto sommato non l'abbia presa male, ma entrando in casa si sfoga, ho visto tanta falsità. Io non ho mai nascosto niente a lei, non l'ho mai tradita. Attaccare la mia famiglia è inaccettabile. Giulia Latini è stata importante e l'ho sempre detto a Soleil, nonostante mi avesse chiesto di andarle contro anche pubblicamente. Soleil sorge non lo sapeva che io avevo sentito Giulia Latini perché era un tasto dolente. Io con Giulia sono solo amico. La rivalsa in diretta dalla casa del grande fratello VIP di Luca. A questo punto la conduttrice Ilary Blasi dice a Luca Onestini che ha la possibilità di parlare con Soleil sorge ma solo se abbandona la casa. Qui Luca non si trattiene e scatta dicendo a gran voce, ci sono persone cattive che approfittano di quando non puoi difenderti. Di tutto, ma non sulla mia famiglia. Cosa devo chiarire con questa persona qua? Me lo ha detto mio fratello che sta facendo di tutto per andarmi contro. Che cazzo devo chiarire? Non è nemmeno venuta in studio, è una vigliacca. Io non le do la soddisfazione e rimango qua. Il pubblico in studio e gli altri concorrenti fanno il tifo per lui, con un enorme applauso.